E in Italia sono oltre 100 i comuni che sono stati commissariati, tra questi molti proprio per infiltrazioni mafiose. Un fenomeno che non riguarda più solo il Sud. Abbiamo chiesto un'opinione al sottosegretario per l'Interno, Giampiero Bocci. Sentiamo. Noi oggi abbiamo 27 comuni in tutto il paese che sono oggetto di commissariamento dopo che sono state verificate infiltrazioni da parte di organizzazioni mafiose che hanno condizionato pesantemente queste amministrazioni. C'è una situazione che non possiamo più definire esclusivamente del meridione del paese. Quando si parlava di mafia, di camorra, di rischi per la pubblica amministrazione, si pensava subito al sud del paese. Oggi abbiamo visto le indagini, le inchieste ci dimostrano che le organizzazioni mafiose hanno iniziato a lavorare e a pensare di occupare spazi che fino a qualche anno fa nessuno immaginava. Oggi abbiamo realtà del centro-nord che sono al centro di indagini molto importanti che purtroppo ci portano alla luce situazioni che sono di forte illegalità. Direi che non c'è parte del paese che può dichiararsi fuori da questo rischio.